Maria, stai indietro, cazzo! Vogliamo solo parlare, Robert! Non abbiamo niente da dirci, stronzi! Metti giù quell'arma! Vai a fare il culo! Sta scappando! Robert! Joel, di qua! Forza, è entrato qui! L'avevamo quasi preso! Joel, di qua! Joel! Che fai? Ciao, Robert. Tess? Joel? Niente rancori, vero? Assolutamente. Ok. Porca troia! Ci sei mancato? Ascolta, non so cosa tu abbia sentito, ma non è vero, ok? Voglio dire... Le armi? Vuoi dirci dove sono le armi? Sì, certo, ma... è complicato, ok? Mm. Senti, lascia che ti spieghi. Devo... Oh! Cazzo! Ok, basta, basta, basta! Oddio! Basta frignare. Stavi dicendo? Le ho vendute. Come hai detto? Non avevo altra scelta, avevo un debito. L'avevi con noi. Hai scommesso sul cavallo sbagliato. Ho solo bisogno di più tempo, dammi una settimana. Sai, forse l'avrei fatto se non avessi tentato di uccidermi. Dai, sai chi che ha le nostre armi? Non posso. Dammi solo un paio di giorni. Ah! Cazzo, Cristo! Chi ha le nostre armi? Cristo. Le hanno le luci. Avevo un debito con le luci. Cosa? Ascolta. Praticamente sono tutti morti. Possiamo andare lì, farli fuori tutti e prendere le armi. Che ne dici? E dai, che si fottano le luci! Uccidiamoli! È davvero un'idea del cazzo. Bene, e adesso? Andiamo a riprenderci la roba. Come? Non lo so, gli spieghiamo tutto. Andiamo a cercare uno delle luci. Non dovrei andare lontano. Eccola qua. La regina delle luci. Che ci fate qui? Affari. Non sembri molto in forma. Dov'è Robert? Mi serviva vivo. Le armi che ti ha dato non erano sue. Le rivoglio. Non è così semplice. Cazzo se lo è. Ho pagato quelle armi. Se le rivuoi, devi guadagnarle. Di quante tessere stiamo parlando? Non mi importa delle tessere annonarie. Devo portare una cosa fuori città. Fatelo voi. E io vi ridò le armi, e anche di più. Chi ci dice che le hai tu? A quanto ne so, i militari vi hanno quasi eliminati. Su questo hai ragione. Vi mostro le armi. Devo andare. Decidetevi. Voglio vedere quelle armi. Seguitemi. Dobbiamo uscire da qui. Ora. Se vuoi che ce ne occupiamo, muoviamoci. Di qua. So come evitarli. Vieni.
Sono i tuoi quelli? Quelli che rimangono. Perché credi che mi sia rivolta a voi? Di qua. Ma perché adesso? Ce ne stavamo tranquilli. Progettavamo di abbandonare la città, ma serviva un capro espiatorio. Ci provocavano. Joel, dammi una mano qui. Ehi, come va? Vivrò. Stop. Soldati. Quella è l'uscita. La porta sotto il ponte. Non sono un fan di queste amenità. Possiamo passare in silenzio, anche se non è il vostro stile. Vediamo come va. Andiamo. Arriviamo a quella porta. Scelto il giorno sbagliato per pestarci i piedi. Andate a cacare. E non c'è un cazzo qui. Ricevuto, proseguiamo. Ehi, dove sei? Fatti vedere! Ehi, se ci sei, rispondi! Thank you.
Ok, attenzione. Hanno preso Warren. Addio, amico. Marlene, dobbiamo andare. Presto arriveranno altri soldati. Hai ragione. Muoviamoci. Non manca molto. Forza.
Dove andiamo, Marlene? Di qua. Non è lontano. Tutto ok? Vado avanti per inerzia, ma ce la farò. È poco più avanti. Attenzione, il coprifuoco è attivo. Chiunque venga sorpreso all'esterno senza autorizzazione sarà arrestato e perseguito. Attenzione. Cosa dobbiamo contrabbandare? Ti faccio vedere. Joel, dammi una mano. Ehi, ehi, ehi. Su, forza, alzati. Stai lontano da lei. Lasciala andare. Li recluti sempre più giovani o sbaglio? Lei non è una dei miei. Oh, merda. Che è successo? Niente paura, non è grave. Ho trovato aiuto. Ma io non posso venire. Beh, allora sto qui. Ellie, non avremo un'altra possibilità. Ehi, dobbiamo portare fuori lei. Un gruppo di luci vi aspetta al palazzo del governo. Non è proprio dietro l'angolo. Ce la potete fare. La consegnate, tornate qui e le armi sono vostre. Il doppio di quelle di Robert. A proposito, dove sono? All'accampamento. Non facciamo un cazzo finché non le vedo. Tu vieni con me, così verifichi le armi. E io mi faccio ricucire. Ma lei non passa in quella zona della città. Voglio che Joel la tenga d'occhio. Col cazzo! Che sia... Ellie! Con lui. Come li conosci? Tenevo molto a suo fratello Tommy. Se ero in difficoltà, potevo contare su di lui. È stato prima o dopo che ha lasciato il tuo gruppo di militari? Ha lasciato anche te. Era un uomo buono. Ascolta, portala alla galleria nord e aspettami lì. Cristo santo. È solo merce, Joel. Marlene... Basta parlare. Andrà tutto bene. Vai con lui. Fai in fretta. E tu, stammi vicino. Andiamo. Ho sentito la sparatoria, ma... Cos'è successo? Le luci. Se non ci togliamo dalla strada, succederà anche a noi. L'esperto sei tu. Io ti seguo e basta.
Nascondere o aiutare i criminali ricercati è un reato punibile con la morte. Non correte rischi. Denunciate immediatamente ogni attività sospetta. Attenzione, nascondere o aiutare i criminali di qua è un reato punibile con la morte. Non correte rischi. Denunciate immediatamente ogni attività sospetta. Muoviti. Davvero? Nascondere o aiutare i criminali ricercati è un reato punibile con la morte. Non correte rischi. Denunciate immediatamente ogni attività sospetta. Dove stiamo andando? Lassù. Così arriveremo al tunnel nord. Come facciamo a salirci? Dammi un minuto. Questo tunnel lo usi per il contrabbando? Sì. Merce illegale? A volte. Mai fatto uscire una ragazzina? No, è la prima volta. Allora, cos'è Marlene per te? Non so, è un'amica, credo. Un'amica, eh? Sei amica del capo delle luci. Quanti anni hai? 12. Conosceva mia mamma e si è presa cura di me. E ho 14 anni, non che c'entri qualcosa. E i tuoi genitori? Dove sono tutti i genitori? Se ne sono andati tanto tempo fa. Così invece di restare a scuola, hai deciso di scappare e unirti alle luci, giusto? Senti, non ti dirò perché mi stai facendo scappare, se è ciò che vuoi sapere. Sai qual è la cosa migliore del mio lavoro? Che non devo sapere il perché. La verità, non mi frega niente di quello che vuoi fare. Ottimo. Bene.